Allora, tocca al dottor Cinella, tocca perché gli ha preparato un po' la piazza il dottor Stefano Zara e quindi il VAR, come ho detto, per il settore immobiliare. Vediamo un po' di capire che cosa è successo, cosa sta succedendo, perché poi i dati delle banche, quelli sostanzialmente che abbiamo in mano, dicono maggiori mutui. A voi che cosa risulta? Ci dia un po' una spiegazione, Ma anche se giustamente le dice non si può guardare solo, anche l'ha detto Zara, solo un mercato, bisogna vedere un po' l'insieme. Però adesso analizziamo quello che dovrebbe essere anche un volano per l'economia. allora, la fotografia che ci viene trasmessa dai media è una fotografia che ovviamente rispecchia la realtà, quindi un mercato immobiliare decisamente nell'ultimo trimestre più in movimento, no? Aumenta il numero di transazioni, queste transazioni sono supportate anche da un aumento dell'accesso al credito dal punto di vista proprio immobiliare, quindi sicuramente c'è una movimentazione, chiamarla incoraggiante, io aspetterei ancora un pochino, però una movimentazione c'è. C'è da dire che si sta utilizzando inevitabilmente quella che noi definivamo una delle medicine più fondamentali per la cura del nostro mercato, che è l'abbassamento dei valori. Quando spesse volte sono stato insomma, in qualche maniera presente a diverse situazioni in cui si parlava ma cosa succede nel mercato? Perché questo mercato non si muove? Quando io parlavo perché i valori devono calare, questa mia affermazione insomma, o faceva cambiare discorso o in qualche maniera non riscuoteva molto simpatia nei miei confronti. Ma in realtà è quello che sta succedendo. Noi Cioè stiamo erano gonfiati quindi Non erano palesemente. gonfiati. Allora, quando si parla di valori gonfiati, si parla di bolla immobiliare. C'è stata la bolletta. Io credo che in Italia in alcuni casi ci sia stato un problema di bolla, ma nella maggior parte dei casi il problema non è stata la bolla, è il cambiamento dei fondamentali che sorreggono il mercato che porta a un andamento diverso nei valori. Allora, in un'Italia dove il benessere comunque garantiva una situazione di una certa stabilità, la famiglia media comunque era una famiglia che vedeva nel mattone il primo investimento, oltre che il primo bisogno primario, in questo tipo di situazione il mercato era un mercato tendenzialmente stabile, più o meno performante. Ma quando sono cambiati i presupposti, quindi quando in realtà sono cambiati i fondamentali, quando è cambiata l'economia, quando è cambiato il mondo del lavoro, quando è cambiato il rapporto con le banche, l'accesso al credito, tutto quello che regge, quando è cambiata la politica, perché purtroppo non dimentichiamoci che la politica ha mostrato i diversi punti deboli del nostro paese in maniera palese, quando prima questi aspetti non erano così palesati, no? Diciamo così. Quindi, quando tutto questo è venuto alla luce, ovviamente questi fondamentali sono andati a crollare e inevitabilmente il mercato ne ha risentito in maniera importante. Non ne ha risentito abbastanza, questo è quello che noi dicevamo e che in questo momento sta avvenendo dal punto di vista dei valori. Quindi è un mercato oggi, quello italiano, che dal punto di vista residenziale si parla nell'ultimo trimestre più o meno di un 8% in più di movimentazione, quindi sicuramente un segnale interessante, anche se in ambito immobiliare anche ragionare di trimestri è pericoloso, perché comunque c'è una certa stagionalità anche nel numero delle transazioni, quindi bisogna vedere poi l'anno come finisce. Detto questo, è sicuramente un dato interessante, l'aumento dei mutui c'è. E fortunatamente questo è un altro dato importante, però più o meno un 4, 4,5, 3,5 in base chiaramente alla regione che andiamo ad analizzare, di diminuzione ancora dei valori. Io Devo quindi stanno diminuendo questi credo che valori. per continuare questo processo, che ahimè in Italia sarà ancora un po' lungo, io credo che un anno non basterà assolutamente di risanamento del mercato, dobbiamo aspettarci un ulteriore abbassamento dei prezzi. Ecco, secondo lei, e questo le chiedo veramente in un'ottica internazionale, perché lei si occupa di questo a livello un po' con un respiro diverso, quanto può pesare una normativa, un intervento legislativo, una diminuzione della tassazione che ha gravato sugli immobili in modo pesantissimo? Io credo poco, non nulla, ma poco. Poco Poco. perché se noi andiamo a confrontarci quello che dovremmo fare tutti quando andiamo ad analizzare delle situazioni problematiche, dei mercati stagnanti, andiamo a vedere cosa è successo dal punto di vista, per esempio, della detassazione in altri paesi, come per esempio negli Stati Uniti, con diverse manovre che sono state fatte negli anni, non è la diminuzione delle tasse che movimenta davvero un mercato. Quindi,
sicuramente questa auspicabile manovra che tutti ci auguriamo, perché forse tutti noi tre abbiamo casa in Italia e quindi se godiamo di questo vantaggio sicuramente non è altro che benevole, come la maggior parte delle famiglie italiane lo sta attendendo questa possibilità, io ritengo che non sia questo il grande booster. Sarà sicuramente un qualcosa che forse si aggiungerà in un protocollo terapeutico di risanamento del mercato, ma non credo che sia un elemento così propulsivo. Cosa potrebbe essere? Quindi che cosa ha fatto sì che invece nel resto d'Europa le situazioni andassero diversamente, nel resto del mondo? Perché poi molti nostri investitori stanno guardando, stanno prendendo magari da altre parti, tutto meno che in Italia. Allora, il mercato immobiliare, come tutti i mercati, lo possiamo suddividere in due grandi masse critiche. Uno è quello dell'acquisto per la prima casa, e in quel caso solo un continuo processo, cioè una continuazione del processo già in corso di accesso al credito, unito a un abbassamento dei valori, è l'unica ricetta, io reputo, che possa continuare a far aumentare le transazioni di chi acquista la casa per un uso personale, perché le famiglie hanno bisogno di ricevere soldi dalle banche, di essere finanziate e di trovare dei valori che siano più vicini al loro potere d'acquisto, che in questo momento è un po' lontano ancora ai valori immobiliari che noi troviamo in Italia. Dall'altro lato abbiamo il mercato degli investitori. Mercato degli investitori che, per quanto riguarda l'Italia, oggi trova alquanta sfiducia e poco interesse da parte dei nostri connazionali. Oggi un investitore italiano non è vero che non investe più nel mattone, continua decisamente a investire nel mattone, ma all'estero. Si è chiuso il 2014 con 47.000 italiani che hanno comprato almeno una proprietà fuori dall'Italia, in maniera assolutamente ufficiale, indicandola nel loro quadro RW del loro modello unico, si chiuderà il 2015 con qualcosa intorno ai 49.000. Quindi sta continuando un processo importante di diversificazione. Perché? Perché si va alla ricerca. Un po' la sfiducia paese anche qui è stato un booster in questo processo, ma non è l'origine primordiale. La globalizzazione è arrivata inevitabilmente anche nel concetto di investimento immobiliare. Oggi è molto più facile accedere a un investimento all'estero, perché tutto è più facile, abbiamo parlato prima delle informazioni, certo. Possiamo parlare di tanti altri aspetti, e si va a cercare opportunità diverse e rischi diversi. Dove i fondamentali che reggono il mercato reggono di più. Tipo? Quindi l'investitore oggi è scoraggiato dall'investire in Italia perché vede che i fondamentali che reggono il mercato sono ancora precari. Quindi, al di là che oggi possa comprare in una città con un 10%, 15%, 20% di sconto rispetto a 2, 3, 4 anni fa, ancora non c'è certezza su dove stiamo andando, perché in realtà i fondamentali alla base sono ancora incerti. A livello internazionale, il mercato dell'immobile come è messo? A livello internazionale ci sono molte piazze che avevano sofferto di crisi importanti, possiamo citare le due più eclatanti come quella statunitense e anche quella inglese che aveva sofferto la crisi, che in questo momento stanno sorridendo, ma stanno sorridendo, parliamo per esempio del mercato americano, anche se ovviamente è fuorviante parlare di un mercato dove la città di Los Angeles è vasta come la Lombardia, quindi è un pochino variegato, no? Ma nei suoi numeri macro sta sorridendo, perché i fondamentali economici americani stanno dando respiro e forza a quello che ci va sopra, che sono le case, no? Le case e gli immobili sono sopra un terreno sotto al quale c'è tutto il resto. Quanto pesa lì l'indotto rispetto che da noi? L'indotto del mattone è rilevantissimo, da noi ha un peso molto molto importante a livello economico, di certo. PIL, anche all'estero? Assolutamente, oppure? Assolutamente, anche superiore all'Italia, e questo è un argomento di grande attenzione proprio nei momenti di crisi, cioè nel momento in cui la nostra nazione ha iniziato ad affrontare la crisi, che io ritengo ancora in corso, poi c'è chi dice che siamo già usciti, non so cosa ne pensa, ce lo sentiremo, però una crisi che io reputo ancora presente nel nostro paese, e mi faceva sorridere in maniera chiaramente ironica quanta poca attenzione ci fosse verso un tipo di attività produttiva che muove quasi il 25% della nostra economia, quindi, in maniera diretta o indiretta. Quindi, è una colpa, quindi, sicuramente. È una colpa che stiamo scontando. Stefano Zara, allora, appunto, vediamo, l'ha buttata là, però è vero. Siamo o non siamo ancora dentro questa benedetta crisi? C'è una crisi di 8 anni, dai, non può essere, ormai risulta poco credibile. Io mi sono accorto che tutto quello che erano i cicli si stanno
diciamo, allargando per durata e aumentando la loro ampiezza in altre parti del mondo. E lì si riscontra sulla pratica quello che resta sempre un concetto teorico, che è quello di flessibilità, no? Noi la stiamo cercando in Europa, ma non l'abbiamo ancora trovata. In altre parti del mondo è intrinseca nel loro modello, quindi è più facile risollevarsi dalle cadute, è più facile adattarsi a. Quando tu hai un sistema economico in cui Amazon, che vende attraverso rete, ha una maggior capitalizzazione di General Electric, hai un sistema economico in cui la flessibilità c'è già. Se fra le prime quattro aziende per capitalizzazione al mondo e per valore al mondo ce ne sono almeno tre che si occupano di sistemi e trasmissione di informazioni, siamo già in un nuovo mondo. La quarta è Coca-Cola, Certo, sì. e siamo già in un nuovo mondo. Da noi abbiamo invece la locomotiva d'Europa in cui un lavoratore su sette lavora nel settore meccanico che produce auto. Ovvio che passare dalla rigidità alla flessibilità non è un fatto, non è semplice. Il problema è che noi stiamo parlando e non stiamo ancora passando dal progetto ai fatti. È come se stessimo ancora in un cantiere discutendo di quello che dobbiamo fare. Abbiamo anche un progetto davanti, ma non ci siamo ancora messi d'accordo bene sul progetto. Abbiamo ancora, c'è una bella notizia oggi che la dice lunga però, tutto quello che è la documentazione europea viene redatto in tre lingue. Una è certa, che è l'inglese, che per assurdo appartiene ad un paese che non è nella moneta unica, l'altra è il francese e l'altra è il tedesco. Non c'è l'italiano, non c'è lo spagnolo, Strano, perché lo che spagnolo è la lingua più diffusa è il più al diffuso al mondo dopo mondo, l'inglese. assolutamente. Quindi noi abbiamo un problema che è anche quello di capirsi. Padoan, il ministro delle Finanze, è stato molto apprezzato nel suo intervento agli investitori in questi giorni perché è un buon inglese. È la prima volta che succede. Noi abbiamo anche un problema nel sapersi relazionare con gli altri. Alla platea degli investitori, se risulta difficile anche comprendere le parole dei nostri imprenditori piuttosto che i nostri politici, beh, non c'è tempo di aspettare di capire. Si va dove è facile capire. Quindi c'è anche una propensione Sì, naturale. la Germania ha sto mantra della stabilità. Si pensa che recupererà molto facilmente, recupererà efficacemente da questa disavventura, tra virgolette, perché comunque lo Stato può spendere. Questa stabilità ha garantito allo Stato risorse sufficienti a. Ma attenzione, il loro modello scolastico, dicevamo l'altra volta, tagli, tagli, tagli per garantire la stabilità. Quindi un giovane tedesco su tre va all'università contro uno su due del modello inglese. I loro ammirati centri di analisi, di studi, devono recuperare nella direzione di cambio modello. Certo, Noi abbiamo sì. parlato molte volte della Cina che sta cambiando pelle, passando dalla manifattura a una società in cui ci siano anche i consumi interni. Allora pensiamo a un'Europa molto più, tra virgolette, orientata a un modello che ormai non è un modello americano, ma è un modello, diciamo, pacifico contro il modello atlantico. Storicamente, chi è appassionato di storia può riscoprire delle analogie anche sorprendenti, no? Che saltano all'occhio, no? Quando i grandi flussi, i grandi cambiamenti hanno visto le sponde atlantiche, le sponde pacifiche rincorrersi e succedersi. Oggi lo sviluppo economico e le nuove economie nascono ancora e hanno il loro epicentro nella sponda pacifica. La sponda atlantica appartiene quasi per contrappasso al modello vecchio economia. Chiarissimo. Allora, e anche qui ritorniamo quindi al discorso del settore immobiliare, vediamo un po' di allacciarci a queste dinamiche, che sono dinamiche logiche, però d'altra parte anche di difficile recepimento per chi non è addetto ai lavori, voi invece ci navigate tranquillamente. Lo facciamo tra poco, abbiamo la pubblicità adesso di pochi secondi e quindi riprendiamo questo tema in modo da dare anche un quadro alla luce della situazione attuale, quanto conviene effettivamente investire nel mattone e quanto è importante il settore immobiliare in una strategia economica di vario tipo, così diversificata. Tra poco.